stop by in the summer. Do you remember? Do you remember? Bravissimo. Sì, e te lo dico anche. Ma vai entro nel Massei. Che bello. Chiama Massei. Entro nel Massei. Dove è Massei? Trova il baffo e portalo da noi. Ma sei il giorno, quello più scorretto di tutto il campionato. Non si allacciano le scarpe. Ma che fai giochi con te? Ehi, Dio, se mi ruba la borsa a casa, non c'ho più. Che cazzo sono? Allora, no. Big Bang, adesso giochi. Ma porca troia, se ne davo io, Dio santo. Se vuoi un giocatore on the strike, no, sai quelli anni 30. Sei ridicolo, sei. Ha dato la colpa alla Filippina che ha rubato. Sì, anche... Quello è normale, si dà sempre la colpa alla Filippina. Non c'è più niente. A casa non c'è. Ho giocato venerdì con Formenti, non c'è. Ma manca qualcuno. Sì, due ne manca. Attendiamo. Se Pallini si deve mangiare il panino. Pallini gioca al secondo tempo però, Ma anche al terzo. Non voglio giocare con la busta nel campo. Beh, meglio giochi il primo così poi ti gerisci al secondo. Sì, ingerisci. No, però che schifo. Va bene, può bastare, grazie. Dai, capitano, Sister, cosa dice? 8, mancano 20, sai che mancano i 20? Ah, 10 te ne da lui. 10 miei che te ne da lui. E poi basta. Se lo vedi alla telecamera. Ma basta dire cazzate, te, mamma mia. Che veramente. Addentriamoci. È con lui, è lui. Con Lorenzo White. Puzzano questi. Ma che non si sente dalla telecamera. Ma l'89 ma l'ho ritirato fuori. Che bello. Va bene. Ma Nico. Chi te l'ha dato? A Nico. 45 secondi nel vostro spogliatoio, direi che è più che sufficiente. Andate a fare il... di eccellenza promozione. Ok. Prima, seconda, terza categoria. Fuori. Vai diritto, vai diritto. Bravo. Sai che anche a me piace. Bravo, fai gol. No. Bravo Gobbi. Lui è uno dei portieri più bravi. Gobbi è nazionale. È uno dei più bravi. Nazionale. Mio fratello fa la squadra nazionale. Hanno tipo una... Una cagata, non so se dice che scherzo. Cazzo! Mamma? Aspetta che si gira. 15. Sai, non mi accendi? Gol. Fallo! Fallo! 9. E degli altri il 9? Sì. Non va. Foto? Non avere paura. Foto? È da pagare il caffè? Ok, che sta attento al centesimo. Sai che si scannano per 20 centesimi? Ma per cosa? Per il caffè? Tu mi dovevi 20 centesimi? Io così li guasco, te lo pago. Oh, ci sono! Ma in cazzo vuoi? Se lo voglio fare con Gian, lo faccio con Gian. Sorridere. 7, 7 blu. 7, 7 blu. 7. Minchia. Ok. Allora posso stare conto anche fino alle 12 e mezza e poi me ne vado. Va bene? E poi tu cosa fai? Aspetto lì, faccio qualcosa. A che ora arrivano gli altri? Non lo so. Oggi ti sento e mi metto qualcosa. No amore, se devi aspettare da solo non... Pure, capito amore? Non ti pare problemi a dirmi di no? Veniti noi. Magari se non ci va, se devi aspettare da solo due ore così. Mica vuol dico di no a posto. Dai, io lo faccio per te. Beh, me lo dici dopo. Mi mandi un messaggino. Va bene? E me lo dici. Va bene. Va bene. Però mi dico che mettono in pille per. Hanno fatto gol. E c'è un acqua.
Come sta andando la partita? Benino. Partita tranquilla. Bene, bene, dietro bene. Stiamo contenendo, adesso andiamo a vincere. Comunque Plumbi, se siamo in tre davanti al portiere. Tiriamo. No, però è bella, bella la posizione. Ma così eri proprio del catinara, Dio caro. Sì? Sì, beccato sì. L'unico uomo, cazzo. Dio caro, ma che lo devo fare, oh. Ma cazzo! Ma che cazzo volete, oh. Porca madonna. Comincio? Oh! Perché? Perché tipo i giocatori della sua squadra pensavano giocassero alle 11 meno un quarto, no. Quindi uno è in centro e deve tornare a prendere la borsa a casa, l'altro è dall'altra parte del mondo. Disastro. Sono tutti in crisi e sono in quattro. No. Quindi non bastavano quelli con i volantini, i drogati con i volantini. Fallo, fallo. Ma questo è lo scarso. Povero, l'ha insultato, poverino. Dei blu? Ah, dell'alleanza? Là, godo. Godo come un cane. Chi è che vince? Ha fatto gol, Ersid. Chi è che vince? Fa da guanti. Poi stai qua con la telecamera, poi ti si congela il dito. È il placco, guardalo. Quarto anello viola. Guarda, quarto anello viola. È il placco, parte. Là. Bene, venite, siamo qui con Lorenzo Bianco e con Ersid Plumbai. Plumbai, come volete, hanno vinto questa partita 4-2, è stata una vittoria facile o combattuta? Ma diciamo abbastanza difficile. Sì. Però... anche perché abbiamo pareggiato, poi all'ultimo Plumbai ha tirato fuori questo pallonetto da fuori aria. Tu in terza persona parlano. Sì. Più o meno alla 18esima occasione ha fatto gol Plumbai. Ce l'abbiamo fatta, però adesso speriamo di arrivare in finale e vincere, perché secondo me siamo la squadra favorita. Che corso, eh? Comunque le quote... Le quote adesso non va bene perché... Sì, ma se mai delle scommesse, le scommesse. Sì. Ma non diciamolo perché... Il tutto campionato universitario. Bene. Vince il Bex. Grazie l'intervista. Comunque devo dirvi una cosa, sì, qui nell'altra squadra continuavano a dire ma perché Plumbai qua non era squalificato? No, chiariamo questa cosa. È stato squalificato la partita scorsa. Una giornata o due? Una. Lo dicevano perché avevano paura. Perché no, il giudice sportivo una giornata ha dato. Quindi... Continuavano... infatti gliel'ho detto che non c'eri l'altra giornata. Continuavano a dire ma perché qua? No. Meno male. Ma cosa hai da dire campo contro queste critiche? No, niente, alla fine sul campo si è dimostrato tutto. Dopo le polemiche. Dopo le polemiche. Vabbè, giusto così, dai.
Dai. Siete felici allora? Sì, siamo felicissimi. Bravi. Più che altro perché vogliamo andare in vacanza. Che doccia. Ma noi andiamo a casa. La doccia così. Fredda. Non c'è bisogno. La doccia, perché Veronica? Stai più vicino. No, grazie, mantengo le distanze. Grazie, grazie. Vediamo i miei compagni. Ciao. Ciao.